Ciao a tutti e benvenuti al mio recap del Summer Game Fest, la conferenza delle 3 di ieri sera che in realtà ci ha dato sì l'annuncio di Elden Ring e di Death Stranding Director's Cut, ma anche altri giochi che secondo me vale la pena un attimo di andare a vedere. Ovviamente questo non sarà un recap completo, tanto trovate 7000 articoli su tutto il recap appunto del Summer Game Fest, però io vi segnalo i giochi che secondo me sono quelli da tenere un po' più sotto d'occhio. Sott'occhio. E quindi allora iniziamo parlando ovviamente, andiamo un po' in ordine, di Tiny Tina's Wonderlands, che è quello spin-off di Borderlands che comunque ha, insomma, è un Borderlands più fantasy. Non è solo, non è un FPS come Borderlands, sebbene di Borderlands mantenga per esempio l'aspetto grafico, e mi ha interessato molto proprio perché è un fantasy. E quindi io sono abbastanza curioso di vedere come sarà, nonostante non abbia mai giocato un gioco della saga principale. Apprezzo molto questo spin-off da quanto visto dal trailer, e in realtà insomma lo giocherò probabilmente quando uscirà. E a proposito di uscita, Wonderlands dovrebbe uscire a inizio 2022. Si sono mantenuti un po' vaghi con la data, ma ci sta, e anzi sono contento di questo, perché significa che comunque non ci dicono una data precisa e poi non la rispettano. E poi la seconda cosa che c'è stata, ed è stata molto molto bella, è l'intervento di Kojima. E l'intervento di Kojima ovviamente è partito con lui che parlava di un prossimo suo gioco che sta sviluppando, e non è ben chiaro di cosa si tratti. Lui ha solo detto che con tutta questa questione del coronavirus percepisce l'esigenza di creare videogiochi che siano più di intrattenimento. E quindi non si capisce bene dove voglio andare a parare con questo ragionamento, ma probabilmente non farà giochi in cui ci sono virus di mezzo o robe simili, cose che ricordino troppo la realtà insomma alla quale siamo tutti abituati. E alla fine di questo discorsetto ci ha fatto vedere il trailer di Death Stranding, che in realtà, della Director's Cut, che in realtà ha fatto impazzire molti, ha fatto impazzire anche me, perché è stata una trollata assurda e molto molto bella. Però molto bella perché è stato divertente comunque vedere come lui si è ingegnato a farci credere che stessimo vedendo qualcosa che in realtà non era. Infatti il trailer parte, c'è Norman Reedus, quindi protagonista di Death Stranding, che sta in una zona che assomiglia molto all'hangar iniziale di Metal Gear Solid, quello originale per PlayStation. E già da qui, insomma, eravamo tutti un po' in tilt. Oddio, che sta succedendo? Faranno un remake di Metal Gear? E piano piano gli indizi si accumulavano, perché c'erano anche la colonna sonora di Metal Gear Solid 3, di Metal Gear Solid, si sentivano degli effetti tipici della saga sonori. E poi lui si gira e prende una scatola che assomiglia molto alla scatola di Snake, no? Solo che invece di infilarsela sopra come fa Snake per nascondersi, l'appoggia a terra e ci salta dentro, come a dire: no, non la so usare. E infatti poi la ripone e la mette a posto. E oltretutto, appena prende la scatola, la svuota e dentro c'erano delle arance, altro segnale di Metal Gear, però questa volta di Metal Gear 2. Insomma, c'erano tanti indizi che puntavano a Metal Gear, ma alla fine si è rivelato semplicemente essere il trailer di Death Stranding Director's Cut, che uscirà per PlayStation 5. E un gioco che a me interessa, perché non ho giocato l'originale, diciamo, quello uscito per PlayStation 4, quindi sono contento che ne esca una versione probabilmente anche migliorata per PlayStation 5 con la Director's Cut, quindi con delle aggiunte. E quindi ecco, non vedo. Per Death Stranding non abbiamo una data precisa, ma sappiamo che arriverà presto, quindi immagino fra qualche settimana, un mesetto, speriamo. Altro gioco interessante è Evil Dead The Game. Voi sapete che io sono molto appassionato di roba horror, e questo Evil Dead ovviamente fa riferimento al film. Questo Evil Dead mi sembra essere interessante, sembra essere un gioco in cooperativa o comunque con elementi PvP, PvE. Si possono interpretare sia i buoni, cioè gli umani, che i cattivi, e a me piace molto per la veste grafica. Sostanzialmente questa è la cosa che mi ha colpito di più: le animazioni dei personaggi, la gestione della luce e proprio, vabbè, la qualità grafica in generale, modelli e textures. Quindi io in realtà lo aspetto abbastanza, voglio provarlo e sono curioso di vedere come sarà poi effettivamente il gameplay. Non abbiamo una data per Evil Dead, ma sappiamo che sarà un gioco totalmente multipiattaforma, quindi PlayStation, Xbox, PC
e chi più ne ha più ne metta. Metal Slug Tactics è stato un altro annuncio che sinceramente mi ha fatto molto piacere, perché è una rivisitazione, uno spin-off di Metal Slug sostanzialmente, rivisto però facendolo diventare un gioco tattico di strategia. E oltretutto la cosa che ho apprezzato particolarmente è che non c'è un cambio grafico, cioè la grafica è la stessa, lo stile grafico è lo stesso dei Metal Slug Coin Up ai quali siamo tutti insomma abituati e affezionati, e questa cosa a me è piaciuta molto, perché per esempio nel remake abbiamo visto che hanno tentato di modernizzarlo, no? E a me in realtà quella grafica là non è che mi sia piaciuta parecchio, e invece questa viene sicuramente incontro ai miei gusti, e mi piace tanto che questo gioco sia uno strategico. Oltretutto anche gli effetti sonori sono rimasti gli stessi, i nemici, i personaggi che possiamo utilizzare, e perciò insomma sono contento di questa scelta che hanno fatto e spero che uscirà presto, anche se ancora non abbiamo una data precisa. Planet of Lana invece è un gioco molto molto bello visivamente, infatti è un gioco completamente dipinto a mano e poi animato, e sviluppato da uno studio svedese, quindi noi diciamo gioco indipendente, ma gli svedesi hanno in realtà accesso a delle sovvenzioni, quindi probabilmente il budget per questo gioco non sarà così basso come quello di un gioco indipendente, per esempio italiano. E comunque è molto bello visivamente, e è questo ciò che mi ha fatto dire wow, lo voglio giocare. Sarà esclusiva Xbox, quindi uscirà sull'Xbox e su PC, e in realtà io non so bene quando uscirà perché non c'è ancora una data. Salt and Sacrifice è l'ultimo gioco che mi sento di consigliarvi, prima ovviamente dell'ovvio Elden Ring. Salt and Sacrifice è il seguito di Salt and Sanctuary e uscirà nel 2022 per PS4 e PS5, quindi sarà esclusiva PlayStation. Mi sembra molto bello a livello grafico e mi ha abbastanza stimolato a volerlo giocare. È un Souls-like 2D hack and slash, come appunto Souls and Sanctuary, che però non ho avuto modo in realtà ancora di giocare. Voglio farlo e voglio recuperarlo, è nella lista ma ancora non l'ho giocato. Comunque questo Salt and Sacrifice mi ha ispirato abbastanza, come vedete poi dalle immagini, la grafica, le animazioni, è veramente molto suggestivo, e insomma quando uscirà sicuramente lo proverò. E adesso vediamo ad Elden Ring, che è l'ovvietà. Come ho detto nel video dedicato al trailer di Elden Ring, a me è piaciuto molto. Mi piace molto la veste grafica del gioco, la gestione dell'illuminazione, i modelli dei nemici, la mappa, mi è piaciuto tutto veramente tanto. Qualche caratteristica che ho notato adesso ve la elenco. Allora, innanzitutto è ovviamente un mischio fra Bloodborne, Demon Souls e Dark Souls, e si vede molto dall'atmosfera, dai modelli dei personaggi e dei nemici, da un sacco di cose, e anche ovviamente dal gameplay, dal combattimento, per quel poco che abbiamo visto. E oltretutto la cosa che mi ha stupito di più è la quantità di nemici grandi, che sembrano tutti boss, presenti in questo trailer. Non è possibile che si siano finiti tutte le cartucce in un trailer, quindi probabilmente questi sono solo alcuni dei grandi mostri che troveremo, e perciò la riflessione che ho fatto è: non è che sarà un po' tipo Shadow of the Colossus o The Last Guardian, ovvero ambientazioni molto ampie, e in effetti ci sono una prateria bella grossa, insomma non ci sono tantissime ambientazioni chiuse e strette e piccole, sembra che ci sia più spazio in questo gioco, più spazio che può accogliere ovviamente nemici più grandi, molto più adatto ad accogliere nemici di grossa stazza. E quindi questo mi ha fatto pensare, non è che il gioco sarà più andiamo a cercare il nemico grosso, lo affrontiamo e poi cerchiamo il prossimo nemico grosso, perché in effetti di scontri piccoli abbiamo visto poco in realtà. Sono stati più che altro dei grandi boss, che fossero delle mani giganti che ci rincorrevano, oppure quel drago enorme che abbiamo visto. Insomma, sembrano essere più boss che nemici normali, e mi chiedo se appunto questo non cambi un po' la struttura dei Souls, facendolo diventare qualcosa di leggermente diverso, sempre con delle boss fight epiche, ma appunto più concentrato su queste boss fight che sugli scontri normali.
e Elden Ring, come sapete, uscirà il 21 gennaio 2022 e vabbè, non vediamo l'ora che esca, ovviamente. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, come vi ho detto non è stato un recap completo di tutte le cose precise che sono state mostrate, ma vi ho sottolineato quelle che secondo me andavano sottolineate, gli annunci più interessanti, più importanti. Vi ringrazio e ci vediamo come al solito al